Benvenuti al secondo appuntamento di ciclo di incontri con l'artista che vede stasera protagonista Silvia Iorio con il suo talk Memento Vivi, ricorda di vivere. Il ciclo di appuntamenti vuole volto a dare visibilità agli artisti non solo attraverso l'esposizione delle loro opere, ma attraverso la loro voce. E avvicinare appunto il pubblico all'arte contemporanea. Ringrazio questa sera il Museo di Mineralogia che ha concesso il patrocinio e che ha prestato una installazione di meteoriti del Uruguay, rinvenuto in Somalia nel 1919. E ringrazio poi il professore Michele Di Monte, vice direttore di Palazzo Barberini, curatore e anche direttore del servizio educativo per il polo museale della città di Roma. Ed infine ringrazio Margherita Marzotto, la presidente, Giorgia Rissoni, direttore della sezione didattica e tutto lo staff della SMAT per aver contribuito alla realizzazione dell'evento. Vi anticipo che l'11 di febbraio si terrà un incontro qui da noi con il professor Michele Piero Boitani, autore del libro Il grande racconto delle stelle. Cedo la voce a Michele Di Monte. Grazie. Allora, naturalmente saluto tutti, grazie di essere qui presenti, grazie naturalmente agli organizzatori della SMAT, tutto lo staff della sua dottoressa per aver pensato, diciamo così, di invitarmi, di chiedermi di partecipare a questo incontro. Naturalmente grazie a Silvia Iorio che si è cortesemente prestata, diciamo così, a questo confronto che speriamo possa essere così, foriero di qualche spunto, di qualche migliore di riflessione. Poi eventualmente per chi vorrà c'è anche la possibilità, credo, se sei d'accordo, di eventualmente allargare così il confronto anche al pubblico. E qui naturalmente io c'è bisogno di sottolinearlo, mi limiterò a fare così lo sparring partner, se posso dire così, dell'artista, approfittando quindi potreste fare voi dell'opportunità, della circostanza appunto di trovarmi in fortunata posizione di interrogare direttamente l'artista. Una situazione anche un po' paradossale, se vogliamo, perché appunto parlare dell'arte è sempre, ha sempre degli aspetti, diciamo così, intriganti, ma anche per certi versi paradossali, come forse poi faremo in tempo a mettere in evidenza. E quindi la cosa migliore, direi, senza perdere altro tempo, è partire dalle opere, partire dall'attività, dalla produzione di Silvia, che abbiamo il modo di vedere qui alla SMART, e introdurre i temi che poi possono fornirci la traccia per sviluppare il nostro discorso. La mostra che avete già visto, che poi ovviamente potrete di nuovo ponderare alla luce di quanto si dirà, si intitola Continuum, che già la scelta del titolo è credo sufficientemente eloquente, sufficientemente evocativa, e vedremo meglio anche di capire come. È una mostra interessante per più aspetti, in primo luogo per il fatto, anche solo così veramente pragmatico, che è stata in parte concepita e in parte realizzata in questa stessa sede, che quindi è nello stesso tempo luogo espositivo, come tradizionalmente succede, ma anche, come si usa dire, residenza d'artista è stata, per cui Silvia ha lavorato direttamente qui, e ciò in qualche modo condiziona anche la genesi delle opere, ed è un elemento di cui tener conto.
D'altra parte però i lavori che vedete sono anche inevitabilmente e in specie per il tipo di attività svolta da Silvia, sono collegati, e l'idea del continuum naturalmente esiste su questo, sono collegati al resto della sua produzione, quindi si intrecciano un po' come le linee che avete visto nelle opere che così accompagnano, no, l'ingresso e le scale per arrivare qui, appunto. Ecco, un po' in quello stesso modo le opere si incastrano, si intrecciano, si legano in un plesso, in una trama che ovviamente si su tutta l'attività di Silvia, e ovviamente apre anche delle ulteriori prospettive, poi sentiremo in che senso. Il tema della mostra è già abbastanza evidente, che è anche un elemento per fare prendere subito le mosse, cioè il rapporto tra arte e scienza, il problema dell'universo, il problema dello spazio, il problema della luce, il problema della dimensione, dei rapporti, diciamo così, tra il punto di vista dell'osservatore, la dimensione in cui questo punto di vista si colloca, relatività, assolutezza, appunto, dimensione temporale, dimensione spaziale. Sono i temi che sottendono questa ricerca e che si incarnano ovviamente poi nei risultati che vedete sotto i vostri occhi. Peraltro il rapporto con la scienza è in questa circostanza anche più articolato e più profondamente sostanziato, anche in termini, oserei dire, esistenziali, perché appunto Silvia ha una formazione più specificamente scientifica. E quindi si confronta con un tema del genere naturalmente attraverso un approccio duplice, secondo quello che una volta si dicevano le due culture, insomma, dal punto di vista storico-artistico, lapsus, perché per la verità, appunto, lo aggiungo, la cosa mi piace particolarmente perché anche io, prima di dedicarmi alla storia dell'arte, ho studiato scienze naturali, quindi diciamo questa composizione dei due punti di vista è particolarmente stimolante. E infatti la stessa articolazione delle opere all'interno dello spazio e del positivo in qualche modo anche rievoca un'atmosfera o comunque una distribuzione degli oggetti che ricordano una cultura scientifica, magari non tanto, ma comunque certamente significativa anche in termini di tradizione. Non per niente, appunto, gli spazi che vedete sono stati chiamati giustamente, appunto, la stanza degli universi, per l'appunto Hall of the Universes, e gli altri due spazi in cui si attiva la mostra sono appunto il gabinetto delle lacrime e la stanza dei codici. Quindi già questa distribuzione dovrebbe essere suggestiva, appunto, di un certo tipo di sensibilità, un certo tipo di approccio, un certo tipo di interessi. Allora, credo questi elementi siano sufficienti per cercare di passare tutte la parola, non voglio sottrarvi altro tempo da questo punto di vista. Se sei d'accordo, io comincerei proprio con questo tema qui, cioè con il problema del rapporto tra arte e scienza, un tema naturalmente né nuovo né particolarmente, diciamo così, bizzarro per gli artisti, che certamente non da ieri si confrontano con questo tipo di tematiche, però forse oggi il problema del rapporto tra arte e scienza ha assunto, ecco, una dimensione che ha un po' anche del paradossale, soprattutto perché la scienza, e lo dico a una persona che appunto ha una dimestichezza, diciamo, più che meramente di seconda mano, insomma, la scienza che si fa oggi, soprattutto quella professionale, è quella che si chiama big science, per così dire, quella che si fa con tanti soldi, strumenti complessi, è anche diventata sempre più progressivamente una scienza esperta, è una scienza per esperti. E anzi, secondo molti studiosi, secondo molti filosofi della scienza, molti epistemologi contemporanei, la linea di sviluppo delle scienze contemporanee, delle scienze dure, come si dice, tende ad essere progressivamente più controintuitiva.
basterebbe citare, no, la teoria dei quanti, eccetera. Laddove invece il problema dell'arte, al contrario, almeno per come tradizionalmente l'abbiamo sempre inteso, è quello di invece trovare un contatto più diretto, essere, diciamo così, destinata al pubblico. L'arte è per il pubblico, no? Sostanzialmente. Quindi qui c'è già un elemento forse di tensione, per così dire, che anima il tuo lavoro. Magari possiamo partire da qui, se vuoi. Buonasera Michele, grazie per l'introduzione. Salve Margherita Mazzocco, Frasmarte, grazie a voi per essere qui. Come giustamente dicevo poco fa, il titolo della mostra Continuum apre proprio questo discorso, su un binomio, non un'antinomia come siamo abituati a concepire arte e scienza, ma un binomio in cui ci sono delle reciproche mutue corrispondenze. Intanto l'idea di chiamare il titolo, dare il titolo alla mostra Continuum è stata per rispecchiare l'opera su vari piani. Intanto da un punto di vista prettamente concreto, pragmatico proprio, della concretezza dell'opera d'arte, l'idea è stata quella di ricordare la tradizione del passato e quindi abbracciare una tecnica antica come quella dell'acquarello su carta e portarla progressivamente in avanti pensando a cosa rappresentare sulla carta dopo degli universi e al tempo stesso in che maniera rappresentabile, ossia inserendo un sistema di linea tecnico di usci e led e delle cornici specchiate proprio per fare una sorta di ponte senza interruzione di continuità tra passato, presente e futuro, abbracciandoli in un unico, in un'unica opera. Al tempo stesso mi interessava l'idea della poetica di Continuum anche nella maniera di rappresentare le opere d'arte stesse, facendo sì per la prima volta in questa mostra in maniera palese, fare in modo di realizzare delle opere, ho desiderato fare in modo che ogni opera funzionasse come anticipo e al tempo stesso come continuazione della precedente, creando dei indici, ossia facendo sì che il soggetto potesse espandersi in maniera continuativa su quelle superfici che si integrano, cioè funzionano in maniera singola, ma al tempo stesso formano la via di un corpus in maniera artistica e ogni volta corrispondente l'una all'altra. Come terza idea del titolo continuo che ho voluto dare alla mostra c'è anche una continuità che vedo nel rapporto tra parte interiore di noi stessi e l'esterno. Non trovo che ci sia un forte limite, nel senso che nel mondo della storia dell'arte, in arte, nel campo dell'estetica, parliamo, stiamo sul piano della percezione. E la percezione non ha un continuo. Non ha un limite. In questo senso ogni cosa che è fuori di noi, parte della natura, in realtà è il nostro mondo interiorizzato. Noi lo viviamo, lo percepiamo grazie alla nostra parte profonda. Quindi quanto più lontano andiamo nella ricerca all'interno dell'universo, quanto più distanti andiamo nel ricercare anche scientificamente nuove dimensioni, nuovi piani, nuovi di conoscenza, in realtà tanto più stiamo entrando in noi stessi per poterli interiorizzare, personalizzare e comprendere, dare una chiave di lettura. Al tempo stesso non esiste il mondo esteriore senza il mondo interiore, e viceversa. Dunque, quest'idea di continuità tra psiche e universo, tra sensazione del proprio io profondo, della propria anima e natura esperita, esperibile o non ancora esperita, mi sembrava proprio l'idea per poter portare avanti il discorso che avevo iniziato precedentemente. Arte e scienza sono due dottrine, due modi di pensare di Albert Einstein, non due elementi esterni a noi, ma due reali modi di pensare. Non un'antinomia di un altro, ma che possono confrontare. Dunque, quello che accade generalmente nelle grandi discipline scientifiche è il fatto che spesso si possa progredire per errori, ovvero che un errore può determinare il nuovo punto di partenza di una scoperta successiva. Solo confutando una teoria precedente noi siamo in grado di riuscire a immaginare
un nuovo modo di concepire la nostra dimensione. E riportare tutto questo nel piano dell'estetica è stata un po' la mia sfida e il punto di partenza anche di questa mostra, ovvero far sì che ci potessero essere degli elementi all'interno di piani molto armonici e organizzati, come in apparenza sono queste opere, che sono in realtà degli elementi di disturbo o degli elementi che io chiamo coefficiente d'errore o coefficiente di imperfezione, che diventano dei coefficienti d'arte, ovvero quelle piccoli elementi che in maniera stratigrafica si possono leggere all'interno dell'opera d'arte, che diventano il punto saliente della composizione stessa. Anche perché in realtà rappresentare l'universo in maniera realista non era esattamente la mia intenzione. Mi interessava in realtà poter approfondire in maniera intuitiva o in maniera immaginifica una dimensione dell'universo che parlasse di nuovi livelli percettivi. E dunque, soltanto procedendo per errori e confidando l'idea armonica che abbiamo dell'universo così come lo speriamo, poteva essere la soluzione per poter dirigere questi movimenti. Dunque, tu hai parlato adesso, riflettendo sulle cose che stavi dicendo, hai giustamente sollevato un problema che mi pare degno di scrivere approfondimento, e il fatto che appunto in apparenza, no, le cose sono in un certo modo, ma in realtà poi bisogna penetrare questa struttura stratigrafica, come la chiamata stessa. Le opere si presentano in un certo modo, la percezione è certamente lo strumento della loro acquisizione cognitiva, però appunto c'è una dimensione conoscitiva. D'altra parte, tu stessa hai detto, è chiaro che il mio intento non è semplicemente fare comunicazione scientifica, è chiaro che qui sta l'elemento di paradosso di cui parlavamo prima, è chiaro che se l'arte, diciamo così, si mette al servizio della scienza, allora praticamente la sua stessa identità pare ridondante e superflua. Allora il problema è capire come fare una cosa che converga con la scienza, ma farlo in altri termini, modi, con un altro linguaggio, che è un linguaggio intuitivo. E questo è un altro punto di tensione che mi pare forse così meritevole di qualche considerazione. Cioè, in che misura il lavoro che sta dietro il punto d'arrivo, noi vediamo il punto d'arrivo, lo spettatore, naturalmente il pubblico, che naturalmente io faccio un po' il rappresento come realmente succede, il punto di vista del pubblico che approfitta del fatto che l'artista è a sua disposizione, quindi chiede quello che altrimenti non potrebbe pretendere direttamente dalle opere. Però quando il pubblico si confronta con l'opera, naturalmente c'è sempre la possibilità, se non lo vogliamo chiamare il rischio, che questo qualcosa che sta dietro, che può essere anche molto, anzi talvolta si tratta di un lavoro molto complesso, di esperienze appunto stratificate, tanto quanto sono è il processo stesso creativo dell'opera, rischia, dicevo, appunto c'è la possibilità che rimanga un po' nell'ombra, o quantomeno diciamo non venga immediatamente percepito, il che è tanto più possibile laddove, appunto come in questo caso, il lavoro che è dietro è anche un lavoro complesso, un lavoro che richiede delle competenze, delle riflessioni, appunto talvolta persino potremmo dire dei tecnicismi. Allora, secondo te, in che misura l'esperienza dell'artista, la genesi dell'opera, quello che sta dietro, quello che sta prima, quello che sta al lato, per così dire, deve o può in qualche misura avere poi una risultanza nell'esperienza invece del fruitore? E in altri termini, ed è un problema anche che gli studiosi di estetica si pongono spesso, cioè qual è l'identità dell'opera? Dove comincia, dove finisce l'opera? No? È quella che vediamo qui nella cornice, oppure è qualcosa che comporta anche una parte dell'esperienza dell'artista stesso, le sue prospettive, le sue retrospettive? Insomma, questo tipo di dimensione è accessibile al pubblico in che modo, oppure è qualcosa che purtroppo inevitabilmente resta fuori? Dal mio punto di vista, l'opera d'arte non è ascrivibile al solo perimetro
alla sola area dell'opera, del quadro stesso. Mi viene adesso in mente un paragone, potrebbe essere come la mente, come il pensiero non è contenuto esclusivamente dentro la mente. Penso che sia qualcosa di più che trascende il nostro apparato mentale fisico, cioè l'idea proprio di emisferi cerebrali. Cioè il pensiero è qualcosa che da qui si origina ma travalica. La stessa cosa di dare un'opera d'arte. Penso che per creare una nuova dimensione, dei nuovi mondi o delle nuove identità, delle nuove percezioni, occorre innanzitutto prima immaginarla. Soltanto riuscendo a immaginare, e quindi procedendo come anticipavo prima, dall'idea di confutare un'idea di pensiero precedente e proporne una nuova, non necessariamente l'unica, ma una delle nuove proposte, è l'idea alla base delle nuove creazioni. Cioè immaginare quello che noi vogliamo, desideriamo di immaginare, come nuovi mondi, nuove identità possibili. Questo lo vediamo in ogni cosa, molte volte ci sorprendiamo quando non sono ancora sul mercato nuovi strumenti tecnologici o nuove tecnologie, nuovi strumenti scientifici. Il fatto che qualcuno li pensi e li concepisca porta al fatto che queste cose prima o poi arrivino a disposizione. Io penso in grande, paradossalmente, ovviamente parliamo di intuizioni, non ci sono delle scientificità ma delle intuizioni, e anche con il pensiero estetico possa essere la stessa cosa, ovvero iniziare a immaginare delle dimensioni differenti da quella che conosciamo porta in qualche modo a determinarle, a crearle, a far sì che queste possano esistere. Naturalmente il primo livello visivo, adesso mi viene in mente il dittico che è nel fondo di questa sala degli universi, che ho intitolato Xenoverse, prendo proprio spunto dal discorso che stiamo facendo, perché intanto il titolo del dittico Xenoverse, Xenos in greco vuol dire straniero, estraneo, altro, quindi è l'idea di un universo straniero, o estraneo, non ancora conosciuto. In generale tutti quanti gli universi che ho realizzato sono stati menzionati per gruppi differenti. Ci sono dei semplici Jungers, dei multiversi quando si tratta di universi paralleli, ovvero dei multiversi, degli Holoverse, sono degli universi ologrammati. In questo caso degli Xenoverse sono degli universi in cui a noi sfugge qualcosa, c'è qualcosa di estraneo o di straniero. Apparentemente il dittico ha una forte struttura armonica e una forte simmetria, quasi specchiando o specchiando. Ci sono degli elementi che dividono orizzontalmente e verticalmente l'opera in due parti e al primo sguardo del pittore in realtà quasi ogni elemento sembra alternare. Poi in realtà quanto più attentamente si osserva l'universo, e qui anche il gioco paradossale è come l'idea archeologica di scavo, in realtà si sta scavando dentro l'universo, quindi un verbo al passato ma rivolto al futuro. Quanto più si scava dentro l'opera d'arte, dentro questo universo, tanto più si trovano degli elementi che non sono le corrispondenze o non sono le aspettative che lo sguardo si attendeva ci fossero. Sono quasi tutte delle aspettative disattese o disilluse, dove in realtà alcune realtà parallele dovrebbero continuare con una determinata curvatura o una determinata gamma cromatica e ci sono dei ribaltamenti interni. Quindi la struttura esterna è quella che noi conosciamo, quella della nostra dimensione, in maniera molto più reale. E all'interno dell'opera ci sono spesso delle dimensioni invece più surreali o appunto non meglio di più. Mi piace spesso, anzi in realtà è diventato un leitmotiv all'interno di queste opere, il fatto di dipingere il negativo, ovvero di far sì che il soggetto parlante, ovvero il soggetto in questo caso è dell'asteroide o di questo luogo non definito o degli universi paralleli, fosse la carta lasciata bianca e il mio compito fosse quello in realtà di dipingere lo sfondo, di dipingere la parte negativa, la parte conosciuta e lasciare che invece la carta vergine, bianca, in purezza, diventasse il soggetto attivo e parlante dell'opera. Recuperare la tradizione e far sì che non sia io in quanto artista a determinare il soggetto
se non a livello di composizione, ma da un punto di vista proprio concreto, pittorico, far sì che tutte le parti lasciate non dipinte fossero il verbo, il soggetto parlante. Tu dici che la possibilità di prospettare, no, delle dimensioni ulteriori rispetto a quelle che fanno parte, diciamo, del nostro bagaglio di conoscenze acquisito, familiare, abituale, diciamo così, è già la premessa, la condizione di possibilità perché queste ulteriori dimensioni possano prendere corpo. Quindi, diciamo, se ho capito bene, un'intuizione singolare, l'intuizione dell'artista che può avere una sua storia completamente particolare e che è qualcosa che si comunica in questa dimensione, cioè, diciamo, l'intuizione incarnata nell'opera diventa parte, diciamo così, dell'esperienza del fruitore perché viene condivisa a questo livello, chiamiamolo appunto, diciamo così, operazionale, oppure intuitivo in un senso particolare. L'idea anche che ho sempre pensato, allora, che ho sempre vissuto su me stessa, è l'idea che non posso dire in generale perché ovviamente ogni artista ha una propria soggettività. Quello che mi è sempre interessato è poter cercare di trascendere la mia soggettività, annullare me stessa come soggetto all'interno delle opere, cercare di oggettivarle, ma al tempo stesso di dare un punto di vista che potesse essere quanto meno vicino al mio individualismo e quanto più, in questo senso, scientifico, ovvero aperto a più possibilità interpretative. Mi piacerebbe potermi rappresentare con un filtro. L'idea è quella che l'artista, che è generalmente conosciuto con un grande ego, con una grande presenza in qualche forma egocentrica, centrata su se stesso, possa fare un passo avanti e immaginarsi invece come filtro, cioè far sì che tutte le proprie esperienze possano attraversarlo per poterle poi restituire in maniera quasi distillata, in questo senso. Sicuramente ci sono delle esperienze che toccano la singolarità di un artista che diventano poi la materia oggettiva dell'opera d'arte. Non sono sempre tutte facili da comunicare in maniera verbale e dunque il piano pittorico diventa il linguaggio espressivo per poter comunicare questa intuizione. Continuo a pensare che le grandi intuizioni e quindi il fatto di pensare in maniera attiva la nostra realtà, e questo lo dico a prescindere dal mio essere artista, ma soggettivamente, quanto più noi pensiamo la nostra realtà, tanto più possiamo far sì che la realtà si crei, si autogeneri, nella maniera in cui noi la pensiamo. E quindi l'idea è proprio questo, dicevo, intendo. Il fatto di poter essere in qualche modo un filtro tra le esperienze, un paraturbine, direbbe Benjamin Franklin, tra delle energie molto forti, che sono quelle della percezione, dell'intuizione, e la massa a terra, cioè scaricare a terra, scaricare queste visioni. Questo apre sicuramente uno scenario ulteriore di problemi. Io, come hai notato, naturalmente cerco di interagire dal punto di vista delle urgenze che poi spesso sono quelle con cui si confrontano gli storici dell'arte, appunto, così anche a un livello professionale. Non di meno le difficoltà, i problemi, le urgenze degli storici dell'arte dal punto di vista professionale sono poi l'oggetto ovviamente delle curiosità, degli interrogativi, dei problemi che si pongono gli spettatori ordinari, tutti gli spettatori in generale, di fronte alle opere d'arte. E uno dei problemi che da sempre assilla, diciamo così, lo spettatore che si deve prendere qualche responsabilità, perché naturalmente il confronto con l'opera d'arte implica comunque, no, una messa in gioco, per l'appunto, che si tratti di scaricare l'energia sul paraculo, di passare attraverso il filtro, si tratta comunque di fare delle scelte. E soprattutto, diciamo così, abbandonare l'idea che il confronto con l'opera d'arte sia qualcosa di scontato, di ovvio, di totalmente passivo.
No, comporta una mobilitazione, tanto più se in una prospettiva addirittura, diciamo così, creativa, inaugurale, emancipativa, eccetera. Allora questo però ci fa riflettere sul problema del grado di libertà, no? Tu giustamente hai parlato del topos, magari anche il logoro, se vuoi, ma comunque certo presente nella tradizione di un artista con un ego particolarmente cospicuo o ipertrofico. E dall'altra parte hai anche evocato la libertà, l'apertura, no? Che è il classico, diciamo, dell'ermeneutica, dell'estetica ermeneutica. Quindi il problema è capire in quale misura di fronte a opere di questo tipo, e soprattutto di fronte alla pretesa, nel senso buono del termine, diciamo così, appunto, la promessa, chiamiamola così, di apertura che queste stesse opere comportano, capire quanto l'osservatore, lo spettatore, il fruitore, il destinatario, poi in definitiva, sia libero di così muoversi totalmente in una esperienza, appunto, di fruizione, o debba, al contrario, facendosi carico di una problematica persino etica, vorrei dire, nel senso di un'etica della fruizione dell'opera, farsi carico di quello sforzo, appunto, che sta a monte, abbiamo detto, e che dovrebbe essere così il punto di vista regolativo, cioè quanto un interprete poi in definitiva è libero, non è un problema che ci poniamo tutti i giorni quando ci confrontiamo. Io, per ragioni professionali, mi occupo più di arte attiva che non di arte contemporanea, e non ho la fortuna di poter interrogare o di poter chiedere conto direttamente all'artista. Quando un artista è morto da 500 anni, ovviamente non si possono fare le domande, non di meno il problema sussiste. Sto leggendo nel modo giusto, ho colto l'intuizione che fonda l'espressione concreta figurativa con la quale io poi, a distanza di tempo, no? Diceva Battino, l'opera vive nel tempo lungo. Ma siamo sicuri che il tempo lungo poi non modifichi il mio modo di vedere, il mio modo di essere, il mio modo di vivere? Allora, è un problema che secondo te ha una qualche, chiaramente te lo chiedo come artista, non necessariamente come teorico. Quale misura per te questa è una preoccupazione quando tu lavori e quando ti aspetti, che cosa ti aspetti poi dal pubblico? Che il pubblico possa interpretare in completa libertà quello che vede, o in qualche misura hai un certo tipo di spettatore ideale, se posso dire così? Dunque, sicuramente prendo un argomento che peraltro mi interessa molto da vicino, e mi interessa con una nuova serie di lavori che ho presentato qui a Smart per la prima volta, che sono i codici, i lavori dei codici. Sicuramente quello che dal mio punto di vista è importante è l'idea di poter suggerire allo spettatore in modo che lo spettatore compia poi il suo proprio passo intuitivo e percepito, quelle che sono le mie verità, le mie verità interiori, i miei approdi. In realtà dietro ogni lavoro c'è una grande navigazione, e sul foglio sono quelle che vengono rappresentate, sono i miei approdi, i miei modi. Non possono ovviamente essere delle verità assolute, però quello che mi interessa è che possano essere il suggerimento per far sì che il pubblico o chiunque si trovi di fronte a quell'opera d'arte possa compiere il proprio passo. Penso che le esperienze diventano personali, sentite, reali quando ciascuno di quelle ponte. Non penso che un'opera d'arte debba didascalicamente dover dire, indicare in maniera. Sarebbe un altro oggetto, forse parleremo da un altro punto di vista. Suggerimenti molto più funzionali sono quelli del design, quelli dell'architettura, siamo su altri piani. Credo che una grande opera d'arte o comunque un'opera d'arte debba suggerire, far sì che il resto del passo lo compia chi è di fronte. In questo caso, ad esempio, il lavoro sui codici è stato emblematico, perché intanto sicuramente ci sono delle verità a cui sono arrivata, ma poterle dire è per me stessa un forte lavoro. E dunque ho deciso di chiudere le cose in chiave per far sì che ciascuno potesse in qualche modo cercare di avvicinarsi, secondo la propria sensibilità, al singolo lavoro. Ovviamente c'è una grande stratigrafia. Quanto più sono chiusa a chiave, quanto più
dal mio punto di vista è prezioso il messaggio che ho contenuto. Penso che alcune importanti, le chiamerei rivelazioni, debbano allo stesso tempo essere protette, perché possono essere rivelate solo a chi realmente desidera avvicinarsi quanto più dentro su quel piano. Dunque l'idea di chiudere a chiave con dei codici delle cose così ermetiche. In realtà il linguaggio, il grande lavoro è quello del linguaggio. So che per lungo tempo, e così continua nel mio personale modo di essere, non mi ha fatto perdere. Arriva sempre un punto della ricerca in cui chiedo sempre di più a me stessa. E di fronte ad alcune visioni, ad alcuni sogni, ad alcune immagini, mi sono trovata incapace di potermi comunicare in maniera efficiente con un linguaggio che potesse essere palese, ma a quel punto sarebbe stato fotografico e la fotografia non potrebbe in questo caso poter suggerire delle dimensioni che non esistono ancora. E quindi per poter parlare di nuove dimensioni, di nuovi livelli, ho potuto usare dei codici, recuperando un'idea antica che è quella dei grandi codici che tramandiamo. Codici storici che conosciamo, codici letterari, la scrittura lineare, interoculci, tantissimi codici, fino alle codici contemporanei che sono giocati su strutture binarie, su strutture informatiche e statistiche, a dei codici che comunque riprendono l'elemento iconografico, quindi il disegno, e avvicinano ad un concetto di idea di universo e di futuro. È stato questo passaggio, l'idea di suggerire le divinità, lo stesso limite delle sensazioni, ma di far sì che poi ciascuno possa, secondo la propria funzione, secondo la propria sensibilità e percezione, fare il proprio passo per riuscirsi. Cioè, penso che tra il artista e lo spettatore l'opera d'arte sia proprio un punto di mezzo. Come se entrambi avessero compiuto il passo attraverso l'arte per comunicare. Sì, certo, questo è chiaramente un punto di tensione, come vedi stiamo cercando di lavorare sui punti di tensione, che poi sono quelli che tengono in piedi le opere naturalmente, perché la tensione spinge da qualche parte, ma naturalmente non si può risolvere, perché appunto se si risolve l'opera si tramuta in qualche altro tipo di cosa, un'opera d'arte diventa uno strumento di informazione, cioè, non di meno peraltro senza quella tensione. Perché, diciamo, l'idea del codice vedono sigli in maniera piuttosto, e anche l'espressione di sigla mi pare adeguata il problema, nel senso che appunto si tratta di capire che c'è qualcosa da decifrare, perché chiaramente il codice in qualche modo presuppone che qualcuno abbia codificato qualcosa, e quindi almeno in principio questa operazione di codifica sia a sua volta decodificabile. Un X sul tempo. Appunto bisogna lavorare su questa ecco, di nuovo la questione della responsabilità dello spettatore, appunto, dovrebbe farsi carico di questo interrogativo, magari non definito, ma certamente determinante per qualificare l'esperienza come un'esperienza specificamente estetica o artistica, che poi è un problema che spesso viene discusso, anzi un problema per la verità col quale ci troviamo oggi, no, in particolare in un mondo, in un ambiente, in un'atmosfera in cui il problema della discernibilità degli oggetti estetici è diventato molto complesso, come sappiamo bene, insomma, certamente non da oggi,
forse se vogliamo appunto dal momento così topico della scelta del ready-made come possibile strumento di espressione artistica, almeno è chiaro che la situazione attuale è quella di in qualche modo anche trovare la possibilità di perimetrare l'esperienza estetica, sapere che appunto siamo, talvolta è persino difficile capire quando siamo di fronte propriamente a un oggetto che pretende un tipo di esperienza estetica piuttosto che un altro tipo di trattamento di tipo pragmatico, insomma io posso servirmi, appunto il caso dell'architettura è abbastanza eloquente perché l'architettura è qualcosa di cui mi servo, ma nello stesso tempo può, come dire, ambire ad avere un certo tipo di ulteriore possibilità di esperienza, stessa cosa la conoscenza naturalmente. Allora mi chiedo, insistendo sulla tematica del codice che tu hai evocato e propriamente per il modo in cui tu hai affrontato la questione, con un esplicito, deliberato richiamo al tema del codice linguistico, no? Nella nostra, così per sentire, nella nostra formazione, nell'educazione più comune, più frequente, il codice, appunto, no? Sono codici di tanti tipi, ma non a caso, appunto, come stati citati giuridici, la lineare, sono codici che appunto hanno a che fare con il linguaggio. Allora, il confronto con il linguaggio è un altro dei temi salienti, dei temi scottanti, persino, appunto, quando si parla di arte figurativa, perché normalmente, e qui veramente tiro l'acqua anche al mio mulino per così dire, spesso la problematica della conoscenza delle opere d'arte, dell'esperienza della fruizione delle opere d'arte viene confrontata, no, con l'esperienza analoga che si ha con le opere d'arte letteraria, no? È il classico confronto, peraltro non nuovo, insomma la tradizione della discussione della querella delle arti sorelle, insomma insiste su questa tematografia, abbiamo lavorato l'architettura ma non a caso. Allora, però, uno dei problemi che si profila qui è quello di capire se, diciamo, la possibilità di accedere pienamente, di comprendere adeguatamente, ecco, secondo persino un modello ideale, laddove ci fosse, l'opera d'arte letteraria, che comunque è costruita con un codice, implica appunto un certo tipo di competenza. Non posso leggere Dante se non conosco l'italiano, anzi non posso leggere Dante non solo se non conosco l'italiano, quindi se non sono in grado di interpretare la lingua con cui l'opera è scritta, ma più tecnicamente devo avere una serie di informazioni che riguardano l'uso specifico di quella lingua, con quelle particolarità, con quelle peculiarità e con tutto ciò che questo comporta. Cioè, in altri termini, per essere più brevi, è ovvio che il confronto con l'opera letteraria potrebbe fare lo stesso discorso a proposito dell'opera musicale, del teatro, eccetera, implica una sorta di alfabetizzazione dello spettatore che voglia avere appunto un'esperienza adeguata, no? Non superficiale, non al di sotto delle prese dell'opera stessa. Allora, con l'arte figurativa questo è molto più complicato, no? In che misura esiste, se esiste, dal tuo punto di vista, e secondo le tue aspettative, di nuovo, appunto, diciamo ideali, qualcosa come appunto una sorta di visual literacy, diciamo così, una alfabetizzazione, ci deve essere, dobbiamo essere educati, lo dico perché appunto io anche per ragioni professionali mi occupo di pedagogia dell'arte, no? Di educazione, lavoriamo nei musei, e nei musei, spazi come questi peraltro, in cui esponiamo delle opere d'arte, ci dobbiamo anche preoccupare non solo di attaccarle al muro, ma anche di cercare di spiegare alla gente come funzionano, se possibile, il che comporta inevitabilmente una sorta di difficile e delicato rapporto di asimmetria. Cioè si presuppone che qualcuno ne sappia di più e che debba dire a qualcun altro che ne sa di meno come atteggiarsi, come comportarsi, che cosa vedere, che cosa capire, che cosa leggere, che cosa non leggere. Allora, nell'ambito delle arti figurative, dove peraltro, come abbiamo appena sentito da te direttamente, l'importanza dell'intuizione di questo rapporto che spesso è anche molto più diretto, molto più immediato, molto più persino prelogico, dovremmo dire, ha un ruolo determinante. Come possiamo di nuovo combinare queste due istanze apparentemente divergenti? Anche qui non esiste la formula perfetta. Penso dal mio punto di vista che ovviamente i vocaboli dell'arte
Intanto possiamo pensarla in vari livelli. Il livello basilare, il livello basico, è quello in cui il vocabolario dell'arte è fatto di forme, colori, fatto di dimensioni, di relazioni tra le forme. Come dire, sul piano musicale non è la singola nota il vocabolo, ma il linguaggio diventa la relazione tra le varie note. Necessariamente non è il singolo colore ad avere voce, ma è come si relaziona il singolo colore rispetto a tutta la composizione del quadro. Questo parlando a livello proprio tecnico, teorico, di base. In realtà il vero vocabolario dell'arte penso che sia esattamente quello che è una voce. Tu inizialmente pensavi, citando in maniera corretta e pertinente, che la grande rivoluzione è stata fatta dall'avvento dei ready made. E in effetti, dai primi del Novecento, ovvero da quando Marcel Duchamp ha esposto il proprio urinatorio e molti altri oggetti di uso comune all'interno di un contesto in più, quel coefficiente che va aggiunto è proprio l'idea di credere in un messaggio che non è così palese al testuale, non si esaurisce in un attimo. Tutto sta nel modo in cui noi riusciamo a vedere le cose. Questo è il livello, il secondo livello percettivo. Sicuramente ci sono dei vocaboli, dei vocabolari, delle lettere, degli alfabeti che si sommano all'interno. Per la mia formazione, per la giovane polare, lavoravo, studiavo, cercavo l'infinitamente piccolo. Quindi passavo ore e ore al microscopio a espansione elettronica a guardare le vetrine di microuniversi. Così facendo mi sono accorta di quanta corrispondenza, di quante vicinanze ci fossero tra il micro e il macro, tra queste due differenti dimensioni, accanto all'altro, delle superfici cromatiche. In realtà avevo scelto di trasformare il linguaggio matematico del dado, che ha dei punti, in un linguaggio letterario. I punti del dado sono 21, avevo associato 21 lettere dell'alfabeto latino a ogni punto del dado, e quindi lanciando dei dadi in maniera casuale al tempo stesso mi interessava notare come la combinazione di tutti quanti questi punti passassero da un sistema di punti appunto binario, quello del computer, all'idea del dado che racchiude in sé caso, caos, errore, paradosso, che sono quattro temi con cui ho da sempre spesso lavorato. Con il tempo, cercando di lavorare e di portare avanti la mia ricerca, sono fatta, come dicevo, delle forti vicinanze tra il mondo infinitamente piccolo e il mondo infinitamente grande. Quanto più mi estendevo gli occhi dal basso verso l'alto, verso l'universo, tanto più mi accorgevo di forti vicinanze. In questo caso, un elemento simbolico che ha rappresentato per me una forte importanza perché vicino al dado è stato quello chiamato il dado astrale, ossia la meteorite, l'idea di meteorite. Le meteorite rispetto ai dadi da gioco hanno dei forti punti in comune. Intanto l'idea che vengono lanciati, sono un oggetto di un lancio, con un dado che per ottenere un risultato combinatorio viene lanciato da una mano, l'idea di meteorite viene lanciata da una mano visibile, che possiamo chiamarla accelerazione, velocità, tempo, possiamo chiamarla in maniera differente, più vicina alla fede o più laica, questo è a prescindere. Comunque l'idea di meteorite è un lancio che porta delle informazioni, il dado da gioco ha dei punti e sono dei punti che portano delle informazioni in quanto diventati nel linguaggio letterario, una meteorite porta delle informazioni di altri mondi, di altri luoghi, di altri origini, di altre realtà. E al tempo stesso ha in sé delle incognite, perché non tutto è stato rivelato di quell'elemento, di quell'oggetto che arriva così da lontano. Quindi come dado da gioco, allo stesso modo la meteorite ha l'incognita in sé, ha il caso della porta a noi, ha il paradosso del perché è arrivata fino a noi in quella maniera. L'idea di questo oggetto così simbolico, che peraltro da un punto di vista proprio etimologico ha anche una certa somiglianza dal greco, in realtà l'idea di chiamarla dado astrale ha una radice che è astragalos in greco, è anche dado, creare proprio questa tensione combinatoria che
Ecco, allora ti faccio una domanda proprio diretta che peraltro riguarda appunto le questioni che abbiamo detto e riguarda anche, diciamo così, la nostra missione, almeno come professionisti del settore. Cioè, secondo te si può imparare, c'è qualcosa che dobbiamo imparare, si può imparare a leggere, tra virgolette, appunto con tutte quante le cautele metaforiche del caso, l'arte in qualche modo? Quindi diciamo, diccelo subito, se no cambiamo mestiere. Cioè, si può sperare, si può prospettare, diciamo così, un lavoro educativo, nel senso che qui in realtà si forniscono degli strumenti utili, non si perde invece del tempo, in modo da formare gente, che un pubblico che un domani possa avere una più avanzata possibilità, una sensibilità, un'attitudine alla comprensione di quello che era l'arte, che a sua volta, eventualmente vedremo, può avere una sorta di ruolo formativo, insomma, in questo senso. O quella dimensione di aleatorietà, di irregolarità, di indeterminabilità è qualcosa che sfugge ultimamente, quella è la possibilità di avere. Ma sfugge per essere bella. Sono fortemente ottimista da questo punto di vista. Penso che questa aleatorietà è quello che sfugge per essere preso. In realtà la nostra tensione, il nostro spirito vitale, è proprio quello di correre verso. Parliamo del cielo e pensiamo al verbo desiderare. Desiderare vuol dire guardare, alzare gli occhi al cielo, guardare le stelle che sono sidera, dal greco sidera, e de è la particella, il prefisso che indica mancanza, perché è un privativo. Quindi guardare, alzare gli occhi al cielo, guardare le stelle, sentirne la mancanza, sentire qualcosa che ci porta a desiderare e sapere di non poterle avere o non poterle avere subito. L'idea di giocare con sempre un lavoro personale, un lavoro interiore. In questo senso penso che l'arte sia fortemente, fortemente responsabile, perché può offrire degli strumenti in modo che poi ciascun visitatore, ciascun fruitore, ciascuno di noi ha modo di confrontarsi. Quanto più si è insoddisfatti, quanto più si desidera conoscere di più e più a fondo, tanto più si vede l'opera d'arte con occhi sempre nuovi e sempre diversi. In questo il messaggio non è mai univoco. C'è forse alla base un messaggio univoco da un punto di vista letterario, ecco, se si scegliesse un codice, però al tempo stesso il messaggio non è mai univoco, dipende sempre dalle plurime sfaccettature, come un poliedro, come un diamante, da quanti volti, con quanti occhi riesci a vedere un'opera. Quindi il grande lavoro alla base penso sia sempre in maniera così esplicita. Silvia fa un percorso nel suo lavoro, cioè l'arte contemporanea, l'intervento che avete composto sulla storia dell'arte, tende a far vedere la sofferenza dell'artista di fronte alla società, di fronte al sociale, cioè c'è questa è giusto, perché viviamo in una realtà storica, sociale e economica drammatica a più livelli, ma la mentalità che lancia Silvia, come ora prendo le sue parole, è proprio quel processo di catarsi, ma vera catarsi, cioè perché nel momento in cui lei parla dei suoi codici, io sono abbastanza, credo, addentro alle sue questioni, abbiamo due modi diversi, io scrivo e lei dipinge, ma io la sento molto, e Silvia lo sa, la sento anche se non la vedo o se non l'ascolto. Quando lavora io la sento da lontano, e posso dire che appunto la grande novità, finalmente è comparsa sulla terra una persona che ha l'audacia di si dice che Iside suonava il sistro. Straordinariamente Silvia lancia meteoriti e stelle e le galassie affinché gli spettatori possano cogliere la fase del registro, come in alto così in basso, che Silvia accolta la misura in cui nasce come non mi ricordo la parola esattamente, comunque nel campo scientifico, biologia molecolare, e allora se Silvia, avendo il coraggio di guardare verso il cosmo, di guardare e di immaginare e di intuire, è come se trasportasse straordinariamente
chi vuole, come lei stessa ha detto, in questo percorso, che io credo davvero essere l'unico, perché se, se l'artista non è catartico come lo è Silvia, rimbalzare sempre tragedie, drammi, sofferenza, che se ne vede ariosa, io venerdì faccio per la sede di Bologna, e insomma in genere mi vedo più o meno, cioè il discorso è che veramente è raro trovare un artista giovane come Silvia che abbia la capacità di parlare al cuore delle persone attraverso la sua intuizione, attraverso la sua capacità immaginifica, e riuscendo veramente a comunicare un mondo altro, un mondo parallelo che esiste davvero, soltanto basta averne la fede e la forza di volontà di seguire Silvia nel suo percorso. Grazie, grazie per la parte di me, perché sei la persona che conosco. Dici bene quando, quando soprattutto, ecco, potrei dirlo proprio in due parole, l'idea è quella che l'opera d'arte è comunque uno specchio. Sì. Trovo che l'opera d'arte sia uno specchio. E dunque quanto più si va nel profondo di se stessi, tanto più si riesce a guardare lontano. Certo. E l'idea non a caso di usare delle cornici specchiate è proprio per dire qui c'è l'universo, dietro c'è il passato e c'è la tradizione della carta, ma intorno c'è uno specchio, ovvero l'idea di potersi guardare per poter guardare. Penso che questo l'idea sia una delle cause sulle quali, infatti molte volte mi viene chiesto se, non so, se per una mostra o se per una collezione o se per un'occasione privata desidero cambiare una cornice per inserirla meglio in un contesto di arredamento, in un contesto, e io mi batto sempre in maniera netta e nulla, anche a costo di non vendere un'opera d'arte se non viene accolto un messaggio completo. Perché penso che in questo caso la cornice è la cornice, nel mio lavoro la cornice è parte integrante dell'opera. Blu dell'universo, l'idea di rosa, che è un rosa quasi ingenuo, che è una testimonianza di un elemento vitale, e lo specchio, che è la propria presenza, la propria coscienza all'interno dell'opera d'arte, sono tre elementi della città stilistica dai quali non mi... Cioè se qualcuno volesse incorniciare una mia opera, ulteriormente dovrebbe incorniciarla con tutto lo specchio. Non si toglie la cornice, aspetta, perché è parte di se stessi.